people staying home safe. Fireplace cold shiver when the house cold shakes. Those are burning up between those we hold close. Living beings turn ghosts when the sun of both breaks. Running high, civilization built with pity. Rivers run dry, puppet strings, lift cities. Are we there yet? Manuel Turini, è finita anche questa partita della CSI-Cla Imola, ennesima vittoria, ennesimo 3-0 casalingo contro Castel Fiorentino, una partita comunque tutt'altro che semplice. Sì, è stata durissima, loro ci hanno messo davvero l'anima, noi siamo state brave perché nonostante si sia rivelata una partita davvero difficile, siamo state sotto, siamo rimaste in partita, siamo rimaste lucide e siamo riuscite a chiuderla. Un 3-0 che è maturato in un modo diverso rispetto ad altre partite. Chiaro che in casa contro le squadre di bassa classifica ti aspetti sempre una partita diversa, una partita dove allunghi, comoda. In realtà lo sappiamo, queste sono squadre che non mollano niente, che ci fanno giocare male. Infatti noi oggi non abbiamo fatto una buona partita e io credo che valga ancora di più aver fatto l'ottavo 3-0 in casa, l'ottavo 3-0 nel campionato contro una squadra che ti fa giocare male e, insomma, più che 3-0 non si vince, quindi è chiaro che sono contento. Il focus della partita nel terzo set, 10-15 per le ospiti e poi un 7-0 che ha portato i tre punti in casa Clay. Sì, in quel momento lì noi siamo andati in difficoltà in una rotazione dove non ci veniva davvero niente e siamo riusciti a cambiare, a fare un cambio palla anche un po' fortunato e siamo andati in spiolanti, andati in serie in battuta e siamo stati molto molto brave ad andare in serie, a mantenere, a tenerle sotto e recuperare, poi andare avanti e abbiamo dato certezze. Noi ci siamo caricati e dopo il set, insomma, è stato un po' più facile. Vittoria comunque mai messa in discussione. Nel terzo set sotto 15-10 un po' l'abbiamo vista di andare al quarto. In realtà davvero vi assicuro che non è facile riuscire a rimanere lì anche quando sei sotto. Sapevamo che tutti avevano vinto, avevamo fatto tre punti, avevamo pressione, ma l'abbiamo tenuta bene, siamo state brave. Ennesimo pubblico da grande occasione. Guarda, il pubblico quest'anno davvero ci sta dando grandi soddisfazioni, sono numerosissimi, dalla prima giornata sono stati tanti e si sentono, vi assicuro che vi sentite davvero tanto. Ora una settimana per riposare la mente, soprattutto perché il prossimo weekend vedrà una trasferta di quelle clamorose. Noi domenica andiamo a giocare a Pontedera che sono quarte. In realtà se guardiamo i numeri all'andata in casa nostra abbiamo perso 3-1, quindi diciamo che non abbiamo niente da perdere, andiamo là che se facciamo come all'andata, facciamo tutto uguale e quindi noi andiamo là a cuore leggero. Sono loro che sono sotto che devono rimontare, sono loro che se perdono mi sa che rimangono, si allontanano parecchio, quindi io sono tranquillo. È una partita tosta, è una partita difficile, però noi non abbiamo niente da perdere. L'infermeria? Qualche pezzo ancora non è proprio a posto, stiamo cercando di arrivarci, però non è che abbiamo tante pause, la prima è a fine febbraio, quindi dobbiamo stringere i denti fino a fine febbraio. Bene, ringrazio allora Manuel Turrini e alla prossima. Grazie a voi.